E salve a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video dal vostro Alex Flies. Oggi, come potete vedere dall'immagine, vi mostrerò come salire davvero velocemente di livello in Pokémon Rubino Mega e Zaffiro Alfa. Questo metodo che vi mostrerò oggi sembrerebbe essere leggermente complicato all'inizio, ma potete fidarvi che se seguirete passo passo tutte le indicazioni che vi darò, alla fine potremmo avere davvero delle grandi soddisfazioni, arrivando a prendere davvero una valanga di punti esperienza. Come potete osservare da questa schermata, che altro non è che un'anteprima di ciò che verrà. Detto questo, adesso che vi ho messo l'acquolina in bocca, spero. Partiamo subito dal percorso 130 e guardiamo la prima cosa da fare, ovvero raggiungere la Valle Segreta, che altro non è che un semplice luogo dove ci sono davvero un sacco di basi segrete. A cosa serve però arrivare in questo luogo? Beh, lo scopriremo tra pochissimo. Sappiate solo che una volta raggiunto questo luogo, potremo tranquillamente poi ritornarci attraverso la MN Volo e questa cosa è davvero utilissima. Sbloccata così la valle, adesso dirigetevi alla vostra base segreta, ovunque essa sia. Nel mio caso è proprio nella valle, ma se nel vostro invece si trova da un'altra parte, potete tranquillamente ritornare qui attraverso volo, come vi avevo già accennato. Cosa dovrete fare nella vostra base? Beh, da come avete visto in velocità sul mio schermo, dovrete essenzialmente attivare l'opzione QR Code per inquadrare questi rettangoli che indicano delle basi segrete giapponesi. Questa cosa potrete farla inquadrando l'immagine che è in una qualità migliore in un link nella descrizione del video attraverso la telecamera frontale, nel modo che vi farò vedere adesso. Ok, forse non è proprio così che va usata. Vabbè, a parte scherzi, eccoci di fronte all'immagine, pronti ad inquadrare e scattare la foto su uno dei sei quadrati. Se non ve l'accetta subito, vi basta riprovare perché è un po' difettosa la cosa, ma alla fine, come vedrete, verrà aggiunta la base segreta, indovinate dove? Esattamente nella valle. Vi consiglio dunque di registrare tutte le basi possibili su quell'immagine. Fatto questo, andate a visitare una delle tante basi e noterete che praticamente è possibile affrontare questi allenatori, che disporranno sempre di tre Brillissi a livello 50 se non azionerete prima lo sblocca livello. Se volete prendere più punti esperienza, ovviamente vi consiglio di azionare quella macchina perché a livello 100 i Blissey daranno molta più esperienza, ma questo non è nemmeno l'unico requisito perché vi consiglio anche di attivare il potere ho esperienza 3, semplicemente nel modo che state vedendo, e mi raccomando, è importante che sia a livello più alto possibile. Come si potenzia? Beh, semplicemente usandolo. Come si sbloccano i poteri ho? Beh, per questo ho fatto una guida in merito di cui potrete trovare il link in descrizione. Quando inizierete la lotta con questi tizi, mi raccomando, equipaggiate anche, se possibile, il Pokémon che dovete livellare con lo strumento Fortunuovo. Se non sapete dove si prende, beh, per questo ci pensiamo a fine video. Durante la lotta, mi raccomando, è fondamentale che ci sia un bel Pokémon che fa i macelli per accelerare la cosa. Nel mio caso, per esempio, utilizzo un Excadrill con la benda scelta, così con terremoto spazza via tutti i Blissey in me che non si dica. Questi Blissey, come vedete, sono a livello 50 e semplicemente a questo livello guardate un po' quanta esperienza riusciamo a prendere su un Talonflame con il Fortunuovo scambiato e su cui abbiamo il potere O. Ebbene, con una lotta arriviamo a ben 87.000 punti esperienza, una cifra veramente assurda. Ma non è finita qui, perché se Blissey in realtà è a livello 100, sullo stesso Talonflame guardate un po' a quanta esperienza riusciamo ad arrivare. Esattamente, avete visto bene, ben 175.000 punti esperienza, cosa che ha fatto salire il nostro Pokémon da livello 80 addirittura a livello 88. Questa cosa dunque ci permette di far arrivare per esempio dei Pokémon da livello 1 a livello 50 in me che non si dica. Quindi direi che anche se queste lotte possono essere effettuate una volta al giorno, sono indubbiamente il miglior metodo per livellare in questo gioco.
Un altro consiglio che vi do è, una volta finita la lotta, di fare amicizia con questi allenatori, così che potrete affrontare delle lotte in singolo con loro nuovamente alla vostra base. Per affrontare al meglio, ovvero a livello 100, questi blissi anche nella vostra base, vi ricordo che dovrete avere lo strumento Sbrocca Livello, che si trova in una casa che vi mostrerò al Resort Lotta. Per prenderlo, infatti, basterà partire dalla Villa Lotta e dirigervi da questa allenatrice, che vi darà il suddetto strumento senza troppi problemi. Una volta che avrete così lo strumento ed riempito la vostra base con questi allenatori, non vi resterà che sfidarli, ovviamente mantenendo sempre il potere O attivo e il Fortunuovo sul vostro primo Pokémon che dovrete allenare. In questo modo gli stessi punti esperienza di prima li otterrete in tre momenti differenti, ma la sostanza non cambia. Come se non bastasse, nel singolo vi faccio notare anche che non è importante che proteggiate i vostri Pokémon, perché i blissi davanti a voi si suicideranno letteralmente con la mossa Cura Ardore, che accelererà la loro disfatta. E questo dunque era tutto quello che c'era da sapere in merito. Vi ricordo che questi allenatori potranno essere affrontati una sola volta al giorno. Se avete qualche domanda, non esitate a farla nei commenti. Adesso andiamo per ultima cosa a vedere come ottenere il Fortunuovo, strumento a dir poco fondamentale per livellare davvero molto molto in fretta. Come potremo prendere quest'ultimo strumento? Beh, basterà semplicemente usare il Dexnub e catturare così un Pelipper. Dove possiamo fare questa cosa? Essenzialmente in uno di quei percorsi vicino a Verdazzupoli, come il percorso 130. Da qui iniziate ad usare a manetta il vostro Dexnub per poter trovare così finalmente un Pelipper con il suddetto strumento. Tra l'altro vi ricordo che è possibile vedere se il Pokémon che state cercando ha lo strumento già dal Dexnub. Per sicurezza portatevi un Pokémon con indagine come il Menoivern per vedere se il Pelipper nemico ha lo strumento che cerchiamo. Poi, come sempre, o glielo rubate oppure catturate il Pokémon nemico. Detto questo, possiamo così concludere il video. Spero di essere stato il più chiaro e il più completo possibile al riguardo. E se avete qualche dubbio, vi invito a commentare il video su cosa consiste il vostro problema. Vi faccio notare che, come ho detto anche nel video dell'estrazione, i prossimi tutorial usciranno di venerdì. E detto questo, vi invito anche a mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto e magari anche di iscrivervi al canale. Ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto a tutti da Alex Flies.